prima di tutto volevo ringraziare Giancarlo perché io ho avuto coraggio a scrivere il libro, ho avuto costanza a cercare un editore, però poi mi sono fermata perché più di quello non sapevo che cosa fare. L'unica cosa buona, ho pubblicato su Facebook questo poi link del libro in un gruppo, mi sembra del Democrazia, non mi ricordo quale gruppo era, insomma un gruppo di atei. Giancarlo l'ha visto e mi ha contattata e abbiamo cominciato questa avventura insieme. Ma senza Giancarlo io adesso non sarei qua, questo libro l'avrebbero comprato forse le mie amiche e basta. Poi volevo dire un'altra cosa, io ho avuto coraggio a scrivere il libro, però non sono l'unica. Tante altre donne avrebbero voluto farlo. Una donna che poi è diventata mia amica l'ha fatto prima di me, e prima di me è uscito un libro che si chiama Una scelta difficile, che parla appunto di aborto terapeutico, però c'è un taglio diverso, perché questa donna è cattolica e ha voluto scrivere questo libro per liberarsi da un senso di colpa, diciamo si è giustificata al mondo, voleva dire guardate che non è una passeggiata l'aborto, e si è aperta anche un sito, eccetera. Però che cosa succede? Come mai tante donne magari scrivono una lettera a un giornale per denunciare questi maltrattamenti e poi si fermano lì? Perché qual è la cura dell'aborto terapeutico? Chiodo, scaccia chiodo, fare un altro figlio. Io non ho potuto perché sono stata così male che ho dovuto prendere delle medicine che ancora prendo come mantenimento che mi impediscono di portare avanti la gravidanza. Cioè, io posso concepire, però poi il bambino nascerebbe malato perché sono psicofarmaci. E quindi, trovandomi nell'impossibilità di avere un altro bambino, io mi sono data da fare, ho aperto un blog sull'argomento, ho scritto il libro e tutto il resto. Però posso dire che tante altre donne adesso mi stanno scrivendo al blog, mi stanno lasciando la loro testimonianza, tante altre vorrebbero fare quello che ho fatto io, però quello che blocca è la maternità successiva. Infatti anche questa signora Ivana, che ha scritto questo libro prima di me, praticamente non è riuscita neanche a presentarlo perché nei giorni in cui doveva esserci la presentazione le ha partorito. Poi il lavoro, la maternità le ha lasciato stare. E poi volevo dire un'altra cosa, che molto spesso sono anche le persone che abbiamo attorno che ci consigliano male, che ci dicono no, ma lascia stare, lascia perdere, è una lotta così grande, tu da sola, come fai, eccetera. Infatti io mi ricordo che inizialmente io ho cercato di, praticamente io ho cominciato a prendere psicofarmaci perché sono stata malissimo e poi cercavo però di fare una terapia anche orale, però non riuscivo a trovare qualcuno che mi curasse prendendo i farmaci perché dicevano durante la terapia non sei tu, quindi non è efficace. E mi ricordo di aver consultato una psicologa che non nomino per correttezza, però una psicologa napoletana molto stimata, che mi disse no, assolutamente lei deve chiudere il blog, deve uscire con le amiche, si deve distrarre, non ci deve più pensare a queste cose, eccetera. E io rimasi molto male, pensai no, assolutamente il blog non lo chiudo. Cioè io mi ricordo in quel periodo io ho stragionato, ho dato i numeri, ho avuto delle crisi mistiche, io che sono quasi atea, eccetera. Però mentre su altri blog che avevo prima, sui quali perdevo tempo, ho scritto delle cose senza senso, però su questo blog sull'aborto io non ho mai stragionato, è stata l'unica cosa che mi ha tenuta con i piedi per terra, era lo scopo della mia vita, lo scopo per andare avanti. Sì, io avevo anche all'epoca già mia figlia, era anche lei lo scopo per andare avanti, però crescere una bambina piccola, all'epoca lei aveva 4 anni, magari ancora più faticoso, non è una distrazione, come posso dire, è un lavoro in più. Invece tenere il blog, scrivere il libro, portare avanti questa battaglia, mi ha dato la forza di tenere i piedi per terra, di andare avanti, di cercare di guarire da questo stato depressivo, da questo stato maniacale che avevo. E quindi è servito prima di tutto a me, adesso sta servendo anche altre donne, mi scrivono, mi fanno i complimenti, quelle che non ci sono passate, quelle che ci sono passate sono molto contente, dicono che è un conforto per loro, un confronto. E quindi volevo dire questo, insomma sono anche gli altri che ti scoraggiano, però io non sono, ripeto, non sono l'unica che ha avuto coraggio, io mi ci sono trovata, io non ho potuto concepire un altro bambino e quindi l'ho fatto, però tante altre, quelle che hanno lasciato la testimonianza in internet, quelli poi
sono state recuperate dalla casa editrice, insomma siamo in tante che stiamo portando avanti questa lotta. Io vengo fuori perché ho scritto il libro, infatti quando la casa editrice mi chiede una foto, dissi no, perché io rappresento tante, io metto, metto il nome, però non voglio mettere la mia foto, non voglio fare la protagonista, perché comunque porta avanti la lotta di tutte. Grazie. Ci vuole coraggio, perché un esempio, noi siamo per girare, io per questo, libro, ora ho pensato a Casone, ma per andare a Casone ho avuto centinaia di rifiuti, un sindaco di un paese del Sud ha detto nel mio paese questo libro non verrà mai presentato, c'è un mondo anche politico che vuole. Noi ci vuole un coraggio, ci vuole una rete come sta costruendo Laura e spero che dopo questo incontro anche qui, questo dibattito, costruirsi la rete per difendere le donne. Grazie.